Siamo con mister Luca Testa al termine della partita vinta qui a Ponte nelle Alpi dal Pedavena per 2-0. Mister, com'è andata la gara? Ma abbiamo interpretato la gara nella maniera più giusta possibile. Siamo venuti qua umili, sapevamo che loro avevano una rosa ampia e di qualità. Noi siamo venuti provando a giocare il nostro calcio, sapevamo che non eravamo i favoriti, però sappiamo anche che nel calcio non è il favorito di solito che vince. E quindi ci abbiamo messo testa, cuore e gambe e l'abbiamo portata a casa con un 2-0. Quindi complimenti ai ragazzi. È un campionato strano, no? Il Sois oggi agguanta la seconda vittoria di fila. Domenica scorsa ha battuto il Ponte, oggi ha battuto il Comelico. Quindi non c'è nulla di scontato in questa seconda categoria. No, ma anche noi adesso siamo insieme al Sois primi, ma non... dicono sempre che il calcio ad agosto non si conta mai. Siamo a settembre, i primi di settembre, no? Ancora lunga, ci sono ancora tantissime partite da fare, può cambiare tutto nell'arco di 2-3 gare, quindi con la legge dei 3 punti può andare su e giù subito. Noi ci siamo prefissati l'anno scorso, siamo arrivati settimi, quest'anno dobbiamo fare quel passino in più di arrivare sesti. A Pedavena stiamo lavorando nella maniera più giusta possibile, anche per una questione di ambizioni. Siamo calmissimi, non stiamo cercando chissà che risultati, noi facciamo la nostra partita, poi vediamo. A febbraio, marzo apriamo il giornale, vediamo dove siamo, da là capiamo cosa possiamo fare. Però ripeto, noi da settimi dell'anno scorso dobbiamo fare quel passo in più e arrivare al sesti. Quello che arriverà in più, ben venga, se no quello è il nostro obiettivo per ora. Al di là delle grandi prestazioni dei singoli, oggi si è visto un gruppo molto coeso e soprattutto sotto il punto di vista del gioco si sono viste trame veramente importanti. Ma allora, noi stiamo lavorando, abbiamo uno staff ampio, quindi stiamo lavorando bene su tutti i settori, a livello fisico, a livello tecnico, a livello tattico. Quindi stiamo provando a portare un'idea di calcio, i ragazzi si stanno seguendo, si sta formando il gruppo. Pian piano, ci vuole un mattone alla volta per far sulla casa fatta bene. Grazie mister, buon campionato. Crepi il lupo.